Ciao ragazzi, ciao ragazze, top! Benvenuti in un nuovissimo vlog. Allora, sono stanchissima perché siamo già usciti. Sono stata da Primal perché avevo dei resi da fare, delle cose che ho preso a mio marito, e tipo delle ciabatte della Chicago Bulls, ma non gli andavano bene. E poi una delle due maglie che gli ho regalato, cioè ho preso due taglie quel giorno perché sono entrata solo io, per non stare a dire tornare indietro, ho detto vabbè, io ho preso due le taglie, quella che non gli va bene gliela porto indietro. Infatti così ho fatto, è stato comodo. E poi ho acquistato un altro gigantesimo sacchetto perché mi sono fatta prendere, hanno rifornito un sacco di cose, quindi non ho resistito. Comunque niente ragazzi, oggi questo vlog che andiamo a cena fuori da mio fratello, stiamo andando a prendere i pasticcini, poi andiamo a casa, ci andiamo a prendere mia mamma, l'album del matrimonio e poi andiamo da mio fratello. Io sono vestita così, sono quasi tutta outfit Chiara Ferragni, a parte il jeans che di Shane. Poi vi faccio vedere l'outfit of the day. Mi sono truccata con i trucchi della Ferri, un trucco così, insomma, cioè, anche un po' sudato, non so com'è adesso, però mi piace. Ho messo gli orecchini della Ferragni, la solita collana di Swarovski che mi ha regalato mio marito all'anniversario e nulla. E adesso ho fatto, sapete la borsa che ho così, dentro anche quest'altra, e con la tracolla praticamente si può fare una borsettina, ho ridotto e va bene così. E adesso siamo praticamente arrivati, giusto? Allora ci vediamo ancora con questa macchina ragazzi, adesso vi spiego il perché praticamente non ci abbiamo pensato, praticamente non è scattata a mezzanotte l'assicurazione perché oggi è domenica, domani è 1° maggio, quindi se ne parla di martedì o mercoledì. E quindi ragazzi, infatti stiamo usando ancora questa perché tanto è domenica, si può circolare, è assicurata fino a ottobre questa, quindi vabbè, non è un problema. Però e non possiamo neanche passare l'assicurazione di questa sull'altra perché ovviamente noi paghiamo assicurazione, però sapete tutti che è intestata la Carla come la macchina e come le magagne, ecco. E nulla, ecco, siamo arrivati e niente, quindi vi faremo vedere la macchina quando assicurata, perché ovviamente senza assicurazione non andiamo in giro di certo, assolutamente. E giustamente. Ecco, ho qua che bus del miau, che abbiamo trovato un posto. Non so se, no, mi sa che dico che... Sto uscendo io. Non so cosa vuole fare. No, sta uscendo. Bene, poi vi faccio delle outfit, adesso andiamo a prendere i pasticcini e poi si va da mio fratello e ci vediamo lì. Vloggerò quello che posso, perché comunque lo sapete che comunque sono un po' riservati, però comunque qualcosa vloggerò. Guardate che bella pizza, quella al trancio. No, tu mamma niente. Arriva, fratello. Sì, io sempre l'ultima. Dai Marco. Allora, siamo arrivati al dolce, questa qua l'abbiamo presa apposta per mia cognata, la sfogliatella. Non ti pare. Se c'è quello con la frutta. Ma cara, ne pare? Ma scusate. Allora ragazzi, situazione un po' buia perché effettivamente sono le 11 di passata di sera. Serata bellissima, siamo state veramente bene. Poi hanno visto l'album, è piaciuto tantissimo, abbiamo fatto un bel po' di chiacchiere, siamo stati veramente bene. Tu amore come sei stato? Io sono stato veramente benissimo. Tu mamma? Mi stavo addormentando, cosa c'è? Tu mamma come sei stata? Bene. Si stava addormentando mia mamma in macchina? Sì, io sono anche stato. Comunque la macchina fa da culla, comunque. E nulla, c'era mio nipote e invece l'altra mia nipote era un concerto perché comunque ha già 18 anni, così adesso sono usciti insieme a noi e loro andavano a riprendere al concerto, insomma. E niente, è stata proprio una bella serata, sono stata contenta e che bello. E questa sarà una serie di lunghe serate così, perché così abbiamo deciso, insomma. E niente, molto bene, top.
adesso non credo che faremo live, perché siamo veramente stanchi. E non lo so se faremo live, le vedrete, le avrete già viste, perché questo per voi è il futuro, non è il passato, sarà anche il presente. Sì, sto delirando, ne rendo conto. E no, sono veramente stata proprio bene, molto contenta, mi ha fatto tanto tanto piacere, veramente una bellissima serata in famiglia. Ciao ragazzi, siamo praticamente al giorno dopo e oggi è piovigina, c'è freschino, ho sul leggings nero e la felpa dei Lakers. Alla fine ieri non sono più riuscita a farvi vedere il mio outfit e niente, che è lo strano amore, mi piace questo qua. Non sono più riuscita a farvi vedere l'outfit, però avevo un jeans cargo e la felpa di Chiara Ferragni e le scarpe di Chiara Ferragni. E oggi siamo venuti qua perché non sappiamo se appunto l'assicurazione parte da stanotte o parte da domani notte. Ne abbiamo approfittato per fare un po' di spesa, cioè ne approfittiamo per fare un po' di spesa da Lidl. E tra l'altro è vuoto, proprio te lo si faccio vedere. Notate quanto è felice mio marito di venire da Lidl, è vero? Sì. Mio marito è felicissimo che l'ho portato da Lidl. Molto. Sì. Allora, vediamo qua le piantine, le cose. Non c'è tanta scelta, devo dire. Io volevo cominciare a mettere i gerani, quelli zonali, però non c'è proprio niente. Vabbè, facciamo la spesa, dai. Allora, ragazzi, non so perché si è acceso il flash, però vabbè. Sto facendo soffriggere la cipolla perché cucino il buon roll. Io lo faccio come se fosse l'arrosto, quindi faccio gli stessi passaggi, insomma. E poi come contorno faccio gli spinaci. Insomma, una cena abbastanza normale, ecco. E va bene, adesso faccio appunto friggere la cipolletta. Ho finito quella dorata e ho questa qua rossa in casa, ma va bene uguale, non cambia. Diciamo che questa qua la prediligo di più da metterlo nell'insalata o per fare la matriciana, però insomma va bene lo stesso perché è comunque molto buona e saporita questa cipolla. Allora ragazzi, sono venuta un attimo qua in stanza perché mi metto già la serie che guarderò stasera. E nulla, da mio fratello non ho ripreso tanto, ho ripreso solo giusto quello che abbiamo mangiato. Poi siamo stati tutti insieme, era anche tantissimo tempo che non ci si vedeva tutti insieme. E sinceramente non è che, perché mi avrebbero fatto vloggare ovviamente non riprendendoli. Però sinceramente mi sono goduta la serata e non sono stata a vloggare, ma siamo stati veramente tanto tanto bene. Oggi giornata fredda, adesso ha cominciato anche a piovere, non dico forte, però se prima piovigginava adesso piove proprio. E niente, fra un po' è pronta la cena e io ho pensato, perché comunque ieri parlando di serie TV con mia cognata, mi ha detto, io mi sto guardando una serie TV bellissima, Eden. Io ho detto, Eden, ma è la seconda stagione di Benvenuti a Eden? E mi fa, sì, sì, così. E infatti io ho detto, ah no, devo guardarmela anche io, perché la prima l'ho guardata e ovviamente mi guardo la seconda, visto che tutte le altre serie TV le ho viste tutte. Yellow Jackets su Paramount Plus è ferma la terza puntata e non so perché, come mai. Se qualcuno mi sa dire quando trasmetteranno le altre puntate, vi dico grazie. E poi voglio dire anche un'altra cosa. Allora, se io ieri riprendevo anche il fatto di quando mi sono preparata, veniva un video anche di mezz'ora. Però sinceramente non ho voluto farlo, perché comunque io trovo che i vlog, che dove uno si prepara così, a me personalmente non mi piace, mi piace più vedere le cose, l'azione, ecco, andare in giro, oppure vedere le cose in casa che come si sistema, così. E niente, i get ready invece mi piace farli separati, perché magari se a qualcuno non piace quella tipologia di video, io personalmente quando è così skippo finché non smettono di prepararsi e poi vado avanti. Però vi voglio dire che voglio fare vlog più lunghi, come li facevo una volta. Vabbè, una volta facevo anche 50 minuti, è un po' troppo esagerato.
però voglio farveli più lunghi. Diciamo che i miei sono più corti ma concentrati, perché quando li facevo lunghissimi mi si diceva fai video troppo lunghi, dopo 10 minuti mi stanco. È per questo che io poi ho fatto sempre video sui 10, 15, 12, a volte 24 minuti, proprio in occasione così, magari al mare o con quanto c'è da far vedere di più. Ecco, però diciamo che voglio farvi vedere più cose, più lungo, ma che sia tutto un vlog bello e non che sia un vlog tipo un quarto d'ora solamente per prepararsi. Non mi piace. E tanto sapete il mio stile di vlog qual è, ecco. Bene, io vi saluto, vi mando un bacione, buon primo maggio a tutti quanti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!